Ciao a tutti, allora voglio oggi lavorare sui glutei, ma come lavoriamo sui glutei? Molte persone fanno grandissimi movimenti, no? E lavorano troppo sulla coscia, invece io voglio che concentrate tutto il lavoro qua, proprio sul gluteo. E adesso voglio farvi vedere un esercizio che io amo, che si chiama tallone pump. Allora scendiamo, ok? E appoggio proprio soltanto su un tallone e ancheggio poco a poco e comincio a spingere verso basso, ok? Faremo quasi 30. Allora, la cosa importante qua è che non sono appoggiato su questa gamba, ma sono proprio appoggiato su questo tallone. Perché questo è importante? Perché spingendo verso basso, vado a lavorare il gran gluteo, quello che vogliamo. L'altra cosa che vi devo proprio condividere è questo. Per avere un gran gluteo, come si potrebbe dire, è importante la costanza. I glutei hanno bisogno di tantissimo lavoro per essere tenuto in forma. Continuiamo a spingere, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora continuiamo e spingo verso basso, mettete anche la mano, senti come si stanno diventando sempre più tese queste fibre, ancora 4, 3, 2, and 1, ok, cambiamo gamba, giù, ancheggio indietro, appoggio sul tallone e un po' leggermente fuori, così vado a mettere in tensione proprio il mio gluteo e continuo. 1, 2, 3, 4. Spingi verso basso, grandi sorrisi e concentra il lavoro sul gluteo. Continui. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora 8, 7, e lo senti, proprio ti diventa sempre più snella, più bella, più tonico, ancora 4, 3, 2, 1, ottima, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, ah! Lo senti quanto è efficace per avere un gluteo più tonico e anche più sodo? Allora, ci vediamo al prossimo allenamento insieme con Jill.